Prepariamo lo strudel di mele. Per la sfoglia abbiamo bisogno di 300 g di farina bianca, 50 g di burro con 2 cucchiai d'acqua, un pizzico di sale, un cucchiaio di zucchero ed un uovo. Per il ripieno abbiamo bisogno di 1 kg di mele, 80 g di granella di mandorle, un pizzico di cannella, 100 g di burro, scorza di un limone, 3 cucchiaini di pane grattugiato, 80 g di zucchero di canna, 50 g di uvetta messa a mollo in un cucchiaio di brandy e un po' di acqua e 20 g di frutti rossi. Prepariamo la sfoglia mettendo la farina a fontana sulla spianatoia. Ci mettiamo un pizzico di sale, il cucchiaio di zucchero, l'uovo e il burro semisciolto con i 2 cucchiai d'acqua. E impastiamo. Una volta lavorato il panetto risulterà liscio ed elastico. Io ho aggiunto un po' di acqua nella lavorazione per farlo amalgamare bene. Facciamo una palla, mettiamo della pellicola e lo mettiamo in frigo a riposare per qualche ora. Prepariamo il ripieno sbucciando le mele, privandole del torsolo e tagliandole a tocchetti. Le mettiamo in una terrina con acqua acidulata con limone e le teniamo da parte fino al momento dell'utilizzo. In un padellino mettiamo il burro e lo facciamo sciogliere. Quando il burro è completamente sciolto, mettiamo i 3 cucchiaini di pane grattugiato e lasciamo cuocere per 30 secondi. Lo spegniamo e lasciamo raffreddare. In una terrina mettiamo lo zucchero, le mandorle, la scorza di limone, l'uvetta strizzata e scolata, i frutti rossi e un pizzico di cannella. Aggiungiamo il pane grattugiato cotto nel burro e mescoliamo il tutto. Prendiamo il panetto, lo mettiamo sulla spianatoia infarinata e lo stendiamo ottenendo una sfoglia molto sottile, senza fare rotture. Una volta stesa, ritagliamo i bordi ricavando un rettangolo. Lo spennelliamo con del burro fuso. Mettiamo un po' di pan grattato, lasciando 2 dita al bordo per poi chiuderlo bene. Disponiamo le mele scolate e asciugate. Mettiamo l'altro impasto di uvetta, mandorle e pan grattato. Sistemato il tutto, arrotoliamo con molta delicatezza per non rompere la pasta. Cerchiamo di non far uscire il ripieno. In questo modo sigilliamo i bordi. Lo schiacciamo leggermente e lo trasferiamo su una teglia ricoperta di carta forno con la chiusura verso il basso. Lo spennelliamo con un altro burro fuso. Con i ritagli avanzati possiamo creare
dei decori. Una volta messo le decorazioni, rispennelliamo con del burro fuso e lo mettiamo in forno per circa un'ora a 180 gradi.